Bentornati a Colazione con i Bradipi. Oggi vi presentiamo la Survival Box. Come si può notare dal nome? Box, spero. È un dettaglio. È la prima di una serie di mesi di sacrifici che stiamo che affronteremo. Sono mesi purificanti. Con tutte le varie cose che arrivano. Ah, ok, ok. Vedrete. Cosa vuoi dire? Cosa dire? Cosa hai in mente? Survival Box, intanto c'è strappata la parte importante dove c'è scritto Alpha. Ma abbiamo detto che non è importante, poi noi la confezione, lo stato. No, esatto, così. Però l'importante è Alpha perché ci sono tre tipologie di Survival Box. C'è l'Alpha, la Bravo, non mi ricordo l'altra. La Charlie, la però Kilo. Andrò con Charlie. Perché nell'Alpha c'è un po' di tutto, nella Bravo c'era tipo solo, cos'è la Survival Box? Se è tipo la scatola del perfetto Bear Grylls. Esatto, l'unica scatola che dovreste avere con voi quando vi perdete in un boss. Esatto, vi portate dietro tutte le Survival Box. E invece vi trovate con la Japan Crate. No! Dopo di dolciumi che poi mi viene. Non mi ricordo di fame, ma di diabete. Esatto. Comunque. Niente, c'è l'Alfa che c'ha un po' di tutto. La Beta c'ha solo i semini, l'acqua, quella robina lì. Invece la Charlie, non mi ricordo cos'era l'ultima, c'ha solo oggetti, coltellini, cordini, bagaglini. Cosa c'è da dire? Costano relativamente poco perché l'Alpha costa $39, la Bravo costa 35, quella con tipo 12 oggetti, che è l'altra, costa mi pare $70 o 50, è comunque una spesa affrontabile. Il problema qual è? Quello che abbiamo scoperto dopo, che le spese di spedizione sono $70, quindi ci siamo dilapidati. E quindi se lo volete acquistare, questo lo facciamo per voi, quindi sappiate che vi vogliamo bene, ricordatevelo. È una cosa importante, cioè un acquisto importante, anche perché è sempre mensile. Cos'altro c'è da dire? La prima sottoscrizione, da quello che ho capito, è uguale per tutti. Vabbè, se c'è la stessa roba in tutti, c'è scritto sul sito per far fronte alle necessità, alle richieste di spedizione. Non penso che abbiano questo volume enorme di cose, però forse magari gestionarlo. Vabbè. Non sta a noi giudicare o sapere, quindi, esatto. Comunque lui ha già tagliato di nascosto. Sì, perché c'erano 3 milioni sì, di cose. No, scusato, non ha controllato, non so, non vaga. Oh. Allora, c'è. Questo è professionale. C'è un tomato. Tomato! Beh, questo qui potremmo provare a piantarli anche. Vuoi fare un giardino qui dentro? Cioè, non è già abbastanza stretto questo po'. Questo è una figata. È tipo un accendifuoco, tipo quello per fare il barbecue. Però un polverino può accendere fino a 4 fuochi. Se però è già un accendino, non buono. Beh, però comunque parte subito. Sì, parte subito. Quello, quindi. C'è scritto fino a 1000 gradi. Non ci serve un po', però vabbè. No, beh, potrebbe essere. Lo butti tutto direttamente nel fuoco che va già. Questo è interessante. Ecco. Questo è un coltellino per tipo affilare i rametti, no? E io mi sto già preoccupando perché non l'ha fatto vedere, lo sta aprendo, quindi. Beh, piccolino, se riusciamo. Vediamo di scoprirlo nel modo no. Meno pericoloso possibile. Cioè, affilato. No. Eccolo! Iniziamo. Non date mai oggetti taglienti in mano a Gianni. Come ha appena fatto Tam. Quello è il da custodia? Sì. Il, no, come si chiama? Il fodero. C'è anche il blocco. Ah, molto bellino, piccolino. Poi c'è anche. Non so come si chiama in italiano. In inglese si chiama scalo perché in russo?
bisogna chiedere a lui. Beh, allora non c'è nemmeno il gusto. Esatto. No, che è dove ci puoi mettere la corda, no? Ah, ok. Così hai l'impugnatura. Va bene, potevano filarlo in maniera decente, cioè proprio... Incredibile come non mi intenda di... Ma cosa tagli? Non taglia la carta! Magari non lo possono spedire a filare. Ok, allora. Potrebbe essere. Questo prendiamo, lo mettiamo qui. No, che abbiamo... Ti serve, ecco. Abbiamo scoperto che fai danni. Sì, io. Ah, ma questo forse è perché c'è scritto carta numero 1. Magari un libricino, cioè con ogni scatola magari ci arrivano le... Probabilmente si fa l'abbonamento. Varie istruzioni. Tipo qua c'è scritto come non farsi mangiare da un orso quando andate a fare il campeggio. Ah, c'è scritto anche il prezzo delle cose. Per assicurarvi che non siate stati truffati, probabilmente. No, tipo, questa costa 70, cioè il valore delle cose qui dentro costa 76 dollari. Ho già visto una cosa lì in fondo che... Zeus. Cos'è? Zeus. Ah, ha visto la cosa più importante del pacchetto, no, della pila che a noi servono e quindi... Aspetta. No. Ce l'ha fatta? Però niente. Non vorrei mai... Ah, meglio. Vabbè, questi sono i classici ringraziamenti, sì. Sì. No, c'è un sacco di robina figa, tipo... Questo cos'è? Secondo me è quella da mettere nel fuoco, tipo. O forse per tenersi i casi. Sai che i pompieri hanno quelle... Dai, riflette... Ah no, calore corporeo, quindi è solo per stare caldi. Mm. Ah, è tipo una specie di coperta? Sì. Ah, ok. Lo apriamo tutto perché sennò non siamo più in grado di piegarlo. C'è scritto la misura. Ah sì, 52 pollici per 84 pollici. Non lo so. Beh, abbiamo già problemi a piegarla adesso. Boh, sarà un metro e mezzo. Chi lo sa. Puoi mettere tipo scialle. Basta che te lo metti sulle spalline. Uh-huh. Ok, va bene. Di sopravvivenza. Ah ok, cerotti, bendaggi vari. Questo, anche questo abbiamo visto che è utile tenerlo qua. Forse pensa alla prova che qua dentro. Dipende da come ha gestito il coltello prima, forse. Delle salviettine detergenti. I cerotti. Non è che ci sia una gran roba dentro sto kit del pronto soccorso. E delle bende. Sarò sincero, appena l'ho visto, pensavo... Un aspirina. No, non ho pensato a quello, ma... Un condom. Infatti, dicevo, perché? Beh... Ok, loco. Estremi. Andiamo avanti, andiamo avanti, Yuri, più di tu. Che cosa morale vuole la sua parte. Beh, giustamente. Dov'è che sono? Ah, fallo vedere. Beh, cazzo. C'è un cerottino dentro. Ah, no, c'è anche proprio il... Che cos'è? Questo l'avevano aperto. Tactical flash 6 dollari. Giustamente non ci sono le pile dentro. Sono alle pile. Le vuoi prendere così la testiamo. Ok, vediamo la luce. Sempre che io riesco a capire come si apre. Non può cambiarsi. Per cambiarla dentro passami il coltellino. No, allora passami il cutter, anche perché ho uno là, anche perché il coltellino non taglia, quindi da dove no, è stata una cosa lunga e faticosa, ma alla fine io sono diventato cieco. No, fa anche abbastanza luce, piccolina. Ci va solo una pila, l'abbiamo scoperto. Ah, c'è anche la versione disco. Quanti ce n'è? Due. C'è una cosa molto carina, non sappiamo bene a cosa serve, che praticamente se tirate una levetta... Compare, come si chiama? Una valigia. No, sì. La connessione. Ah, esatto.
Sì, perché vedi proprio... Prova a vedere se va in versione strobo anche. Eh sì. Sì. Ed è ancora più fastidioso. Ah, ma aspetta, parte così lo strobo. Sì. Molto fastidioso. No, però è molto, molto luminoso, molto carino. Così. Pratica, poi dopo non occupa spazio. Oh, ecco quello che volevo provare, che avevo visto. Che costa ben $12 questa cosa. Che cos'è? Ma... c'è qualcuno che non ha mai visto il Bear Grylls. Poi ah, è uno di quelli per accendere il fuoco. Sì, la domanda è da che parte va. Prima di consumarlo. Ah no, vedi che è partito. Ah, perché probabilmente la parte nera fa da protezione subito. Sì, c'è un paio di prima. No, prova a vedere. Sì, decisamente. Ma... al massimo prende fuoco. Sì, nel peggiore dei casi. Ah, giusto. Quindi, prova a fare questo. Poi c'è... Plastic Matchbox. 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 Una scatoletta per i fiammiferi. Dei fiammiferi. Giustamente. Ed erano insieme a quello oppure erano separati? No, qualche squarcito. Non si sa mai se vanno nell'A. Ecco, questo un po' mi spavento. All'inizio ho pensato molto male. Sono delle candele? Sì, però tornando al discorso della salviettina pulisci male... ho avuto un po' paura del candele. Qua sulla stupettina. Giustamente per tenerli in piedi. Beh, se ti ritrovi da solo in un bosco possono essere... Ma chi è che si porta dietro sta roba nel bosco? Non è vero, perché una candela può sempre essere utile. Cioè, io credo che chi abbia fatto la scatola sapesse cosa ci metteva indietro. Oddio, allora, non fare la scatola nel cassetto! È fatta per gente come noi che vorrebbe fare gli avventurieri, ma non... Io non ho mai detto che volevo fare l'avventurieri. No, bravo. Per gacchierai. Da bolliera, non è quello come l'esercito, diciamo. Beh, però almeno stasera abbiamo la cena. Oh! Qualche Riaki Rice o le cheesy lasagne? Sì, le cheesy lasagne, ok, è andata. No, ma... Vuoi che le cuociamo così gli spieghiamo perché non sono lasagne? Sono le pappardelle. Sì. La paracord con il moschettone, cioè moschettone, moschettino. Acqua da bere d'emergenza. Ah. Ma... ah, c'è un'unica acqua da bere. Questi bicchieri? Cioè, questa è proprio semplicemente acqua. Acqua. Ci cischiamo o... Prego. No, c'è scritto di strappare. Ah, vabbè, allora... Non si combatte contro quello che c'è scritto di strapparlo come... Abbiamo capito che Tama morirà di sete. Non si capisce se è la strappa. No, devi... Ah, ecco, vedi che... Sta già uscendo. Voglio vedere se effettivamente taglia questo qua. Ah, poi sì. Abbiamo fatto un sacco di danni con questa scatola. Non è vero. Bisogna solo cercare di capire come si apre. Cioè io ho tagliato, ma... no. Ok. Bastava tagliare un pelo più sotto. Lasciati tu la tua... la tua morte. Boh, non fa nemmeno dolore. Come l'hanno impacchettata? Com'è? Acqua. Sa di acqua, quindi. In realtà non sa di assolutamente niente. Acqua! Non sembra neanche acqua a momenti, cioè... acqua neutra. Quella delle batterie, acqua di stessa. E basta, poi ci sono i coriandoli. Esatto.
che non ti vede. Che volendo uno potrebbe tirarsi ah, c'è un altro per di accendere acqua. I fuochi. Potevano darcene uno di te a questo punto. Niente, la sua box è finita qua, cioè se uno posso interessare questo cuore, tolto le spese di spedizione, può essere una cosa interessante. Esatto, soprattutto se potrebbero fare anche la birra in sacchetta, potrebbe essere un'idea. Già hanno fatto quella spam. Vabbè, ah ecco, il paracord, perché vedi il paracord andrebbe... Ci fai la... L'intorno. Ci fai un'impugnatura, tipo. Questi sono un po' tanti. 9 metri. Beh, al massimo dei tagli, quindi... Cosa che sto... Ah, se sono cose che vi può interessare, è un buon acquisto. Ripeto, tolte le spese di spedizione. Se siete dei pantofolari non vi serve assolutamente a nulla. Esatto. La torcia è molto figa. Molto bellina. Piccolina, cioè piccolissima. Le candele con 9 cm. Cos'è? Cosa sarà? 5 cm una spada, cioè, sta nella mano. Ma più che altro anche come luce, così, cioè il suo lavoro lo no, fa. No, molto luminosa. Quindi, molto fastidiosa anche. È giusto, è il suo spa. Ah, quel tagliino è molto bellino, peccato ci ha affinato. Ho già capito cosa te ratamo e cosa te ero io. Le candele. Io non te ero niente. I fiammiferi. Io te ero i fiammiferi e questo. No. E sapete che quando scoprirà il prossimo incendio a Modena, saprete chi è incolpato. Niente. Pilato è finito qui, fateci sapere cosa ne pensate. Aiutateci a capire come usare tutto questo e... Esatto. Niente. Noi ci vediamo settimana prossima.